Grazie. Adesso ha facoltà l'onorevole Toia per un minuto. L'Europa per la ricerca dei vaccini e per gli acquisti comuni. Oggi il problema cruciale è la capacità produttiva di massa, perché l'accesso ai vaccini è un bene di tutti gli europei, ma è anche uno sforzo globale. Se c'è stata una sottovalutazione sul tema produttivo, ora dobbiamo concentrare qui gli sforzi. Bene l'iniziativa di Breton per spingere al massimo le imprese, per moltiplicare i siti produttivi attraverso collaborazioni volontarie delle imprese, ma non basta. Noi, responsabili politici, abbiamo il dovere di valutare tutte le ipotesi in campo per assicurarci scorte sufficienti, per valutare quale sarà la domanda, per essere pronti ad ogni evenienza, per non farci trovare impreparati nel futuro. Quindi va valutata la strada delle licenze obbligatorie che riconoscono la proprietà intellettuale dei brevetti, ma consentono anche con delle royalties di far produrre anche ad altre imprese, dando conoscenze e mezzi necessari. Questa strada farà nascere nuove filiere industriali e porterà all'autonomia strategica in un settore cruciale come quello farmaceutico e sanitario.